bentornato al nostro avvocato Emanuela Maccaroni, che è tornata a trovarci. Come stai, Emanuela? Bene, so che avete sentito la mia mancanza e anche io la vostra. Assolutamente sì, perché grazie al tuo spazio ho veramente acquisito un sacco di informazioni. Anche oggi continuiamo questo nostro percorso e lo facciamo facendo un passo indietro. Era il 2016 quando la legge Cirinna, diciamo, sulle unioni civili ha rivoluzionato il concetto proprio di famiglia, Manuela. Perché? Perché ha affiancato, insomma, al matrimonio anche l'istituto delle coppie di fatto. Sì. Oggi parleremo proprio di questo, perché la mail che ci è arrivata all'indirizzo dettofatto@rai.it parla proprio di questo argomento. Leggiamolo insieme. I genitori di figli nati da una coppia di fatto hanno gli stessi diritti e doveri dei genitori di figli nati da una coppia sposata? E cosa succede ai figli se scoppia la coppia di fatto? Grazie, Barbara. Allora, innanzitutto, avvocato, come sempre, chiariamo cosa si intende proprio per coppie di fatto. Allora, intanto quello a cui tu facevi riferimento, la legge Cirinna, è una legge che è stata epocale, perché in realtà ha potuto permettere di poter far unire uno pseudo matrimonio delle persone anche omosessuali dello stesso sesso, oppure anche persone che non volevano proprio sposarsi con il rito normale, e quindi potersi unire civilmente, nel senso di poter avere dei diritti dal punto di vista contrattuale, appunto, di un, come a livello di un matrimonio, persone che non avrebbero potuto averle. Quindi già c'è questo primo parametro che ha dato questa legge Cirinna. Poi invece le coppie di fatto, che invece hanno deciso di non voler neanche aderire, che si chiamano unioni civili queste di cui stavamo parlando, sì, quelle che non hanno neanche deciso di voler aderire a questo e che vogliono rimanere comunque coppie di fatto, che cioè non si sposano, che non credono nel matrimonio, che non credono nell'unione civile, che però vogliono avere la stessa equiparazione a livello tecnica, possono andare all'anagrafe e dire: sono una coppia di fatto, non mi voglio sposare, non voglio avere l'unione civile, però voglio avere gli stessi diritti. Che sono gli stessi diritti in questa situazione? Sono sempre quelli di cui parlavamo, appunto, che quelle anche a livello carcerario, per esempio, se c'è una situazione per cui la persona può andare in carcere, sanitario può dire la sua, la persona che è in un'unione, certo, di coppia di fatto, e può dire anche per qualunque cosa negativa di espianti, di chiusura anche di vita, perché anche questo. Quindi fammi capire, Emanuela, esiste una sorta di registro quale si può rivolgere, certo, per comunicare di essere proprio una coppia di fatto? Una coppia di fatto. Che significa essere due persone maggiorenni legate da un vincolo, da un legame affettivo più che altro, sì, di una certa durata, e che vanno appunto ad iscriversi proprio per avere quantomeno dei diritti, una tutela legale. Ecco. Allora, vediamo figli, questa però, grafica, sì, insieme, dove abbiamo ovviamente, come, sì, sempre, riassunto un po' tutte queste caratteristiche. Allora, la grafica riguarda proprio i diritti delle coppie di fatto, quindi riguardano la visita e l'assistenza e l'accesso a informazioni personali, poi la regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali, sui quali adesso apriremo una parentesi, gli alimenti garantiti in caso di scioglimento della coppia. Quindi mi sembra di capire che i diritti siano più o meno simili a quelli di una coppia sposata. Sì, no? Li scelgono loro, perché questa è una, esattamente come nella separazione consensuale, in cui scelgono i coniugi di poter dividere quello che erano stati appunto i rapporti matrimoniali a livello anche patrimoniale, anche di affidamento dei figli, e il giudice omologa solamente anche nella separazione personale dei coniugi, senza entrare in merito. Esattamente così a livello tecnico si fa un contratto e si sceglie di poter avere anche dei diritti futuri, appunto quelli successori, quelli di cui abbiamo visto anche prima. L'assegno di mantenimento, anche l'assegno di mantenimento, ove ci sia l'opportunità per la, appunto, in una situazione di convivenza. Per quello che riguarda invece i figli sono equiparati, sia che siano nati in regime matrimoniale, sia che siano nati in regime di coppia di fatto, proprio perché il legislatore ha voluto non dare una situazione di significatività di serie A e di serie B. Prima c'era, io ne ho fatti tantissimi, Bianca, è stata una prima appunto di tutte queste equiparazioni, c'era il figlio nato fuori dal matrimonio che veniva riconosciuto, ma non aveva gli stessi diritti ereditari.
militari, perché per esempio faccio proprio il caso tipico, il figlio nato dal matrimonio e quello nato fuori, poteva dire quello nato dal matrimonio, c'è un castello, lo scelgo io e a te ti liquido con una quota economica, quello nato fuori dal matrimonio magari avrebbe voluto anche lui un pezzo del castello, ma non poteva poter decidere, e anche i rapporti con gli ascendenti, non aveva rapporti con i nonni. Ora ormai c'è l'equiparazione, per fortuna, perché noi facciamo moltissimi ricorsi ai sensi dell'articolo 280 per poter equiparare queste due posizioni. Ora i figli sono tutti equiparati, sia che siano nati da coppie di fatto, sia che siano nati dalle unioni civili, sia che siano nati da situazioni matrimoniali che si sono sciolte. Manuela, invece, in caso di scioglimento proprio della coppia di fatto, come funziona? Il figlio ha gli stessi diritti di un figlio nato dal matrimonio, quindi il giudice darà un assegno di mantenimento ai figli e darà anche la casa coniugale, che non si chiama coniugale, si chiama familiare. Prima in questa situazione non era prevista, perché era previsto il fatto di dare comunque un assegno di mantenimento, certo, ed era competente il tribunale per i minorenni. Ora è competente il tribunale civile come nelle separazioni, ma la casa familiare, che prima non era disponibile, ora segue il figlio come nella separazione. E in tema di affidamento, quando si separa? E in tema di affidamento esattamente come nella separazione, si sceglie il genitore più idoneo, naturalmente si fanno anche delle CTU, sempre il tribunale civile che è competente, ricordiamolo, e quindi il giudice stabilirà qual è più idoneo di genitore all'esercizio parentale, certo, per poter dare l'affidamento. Speriamo di essere stati d'aiuto a Barbara e a tanti come Barbara che avevano da porti lo stesso quesito. Noi solitamente dedichiamo il nostro spazio ad una donna in particolare, questa volta invece lo vogliamo dedicare a tutte le donne, perché l'8 marzo è la giornata internazionale dedicata proprio alla donna, e l'abbiamo ripetuto tante volte, ahimè purtroppo il Covid e la crisi economica ha colpito maggiormente le donne, quindi hanno perso il lavoro, insomma sono state loro a subire purtroppo più violenze all'interno delle quattro mura domestiche e a sobbarcarsi anche la cura dei familiari, quindi noi ci auguriamo un futuro soprattutto più roseo proprio per la categoria e delle donne. E soprattutto noi diciamo che normalmente sempre la dedichiamo, appunto come hai detto tu, ad una donna, adesso a tutte le donne, perché non ci sono quote rosa, non c'è niente, no. Noi siamo donne e le donne valgono, e dove c'è l'offesa ci deve essere sempre la difesa, e noi le difendiamo anche in questo programma. E la prossima volta parleremo di decadenza dalla potestà genitoriale, che è un tema molto importante e che serve a molte donne anche per capire di che stiamo parlando a livello dei figli. E allora io vi auguro un felice 8 marzo e noi ci vediamo, Manuela, la settimana prossima. Grazie, 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 grazie.